Nell'ultimo mese i mercati, dopo una partenza difficile, hanno iniziato un movimento di recupero favorito dall'attesa che il movimento dei tassi sia arrivato alla sua fine. Ha giocato un ruolo positivo anche la reporting season, che fino a questo momento è stata abbastanza incoraggiante. Restano tuttavia alcune incertezze relative all'andamento dell'ultimo trimestre di quest'anno e soprattutto sul 2024, dove sia a livello economico sia a livello di singole aziende la visibilità resta molto bassa e quindi le incertezze restano molto elevate. A livello settoriale, i settori migliori sono stato quello dei bancari, aiutato ancora dall'ottimo andamento del margine di interesse, e quello petrolifero, favorito dal prezzo del petrolio che continua a rimanere su livelli elevati. Mentre hanno faticato i settori industriali, dove comunque gli analisti devono continuare a rivedere a ribasso le attese per l'ultima parte dell'anno e per il 2024, come accennavamo in precedenza. È importante notare poi che sembra arrivata alla sua fine anche la sottoperformance di mid e small cap, che hanno dato qualche segnale di risveglio nelle ultime settimane. A questo proposito, noi riteniamo che a livello di valutazione e a livello di potenzialità di crescita molte società inizino a essere interessanti. Infatti noi iniziamo ad aumentare le posizioni su questo settore, cercando di selezionare i nomi delle società con valutazioni più attraenti e che soprattutto abbiano una, diciamo così, un posizionamento competitivo che le rende capaci di affrontare anche momenti difficili come quello attuale. A livello settoriale, noi, come accennavamo in precedenza, continuiamo a preferire il settore bancario e quello petrolifero e fra le utility quello dei titoli legati alla generazione, mentre restiamo cauti sempre sui titoli legati ai consumi, proprio perché in Europa e in Italia, stante l'inflazione e la difficile crescita economica, il potere d'acquisto dei consumatori continua a essere sotto pressione, quindi anche in questo caso pensiamo che ci possano essere ancora sorprese negative.